L'amore è un acceleratore che scatena la passione. Io corro verso il tuo cuore in cerca del tuo bosone. Più forte la velocità, più intensa la collisione, che forse rivelerà qualcosa sul tuo bosone. Se tu mi bombarderai con il tuo fascio di ioni, quando mi risveglierai saprai tutto dei miei bosoni. Ginevra ci nasconderà in un'altra dimensione, e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Bosone. Il cielo o l'universo in una stanza, o anche tutte e due. Continuiamo la conversazione su questi misteri e meraviglie della fisica con Antonio Zoccoli. Ci siamo lasciati con un pensiero sul bosone di Higgs. Bene, che cos'è il Large Hadron Collider? È una macchina unica, è una delle imprese più complesse che da un punto di vista tecnologico, anzi la più complessa da un punto di vista tecnologico che l'uomo abbia mai prodotto, molto più complessa di uno shuttle, di un'astronave o della stazione spaziale. Qua stiamo parlando di un anello di più di 27 chilometri che è raffreddato a una temperatura di 271 gradi sotto lo zero, quindi molto prossima allo zero assoluto. Pensate che nello spazio interstellare la temperatura è più alta, è circa 270 gradi sotto zero, 3 gradi Kelvin. Noi siamo sotto questa temperatura, quindi è uno dei posti più freddi dell'universo. Abbiamo un numero di collisioni tra protoni enorme, più di 600 milioni di collisioni al secondo, ha una velocità che è praticamente uguale a quella della luce. Sappiamo dalla teoria di Einstein che non si può andare oltre il principio di relatività, non si può andare oltre la velocità della luce, ma noi siamo proprio lì attaccati. E quando riproduciamo, quando facciamo collidere questi protoni, possiamo trasformare la loro energia in temperatura e diciamo, possiamo calcolarci che siamo a 15 miliardi di gradi Kelvin, quindi veramente è una temperatura vicina a quella dell'universo quando questo è stato creato. Per questo diciamo che riproduciamo condizioni simili a quelle del Big Bang e studiamo le leggi in questa, di evoluzione dell'universo in questa sua prima fase. Come facciamo? Beh, immaginatevi che i protoni siano due uova di Pasqua, visto che la Pasqua l'abbiamo appena passata. Prendo due uova di Pasqua, voglio sapere che cosa c'è dentro. Beh, cosa faccio? Le prendo, le faccio urtare uno contro l'altro, questi si rompono e quello che esce è la sorpresa. Beh, la sorpresa è quello che cerchiamo noi quando facciamo le nostre ricerche, ovvero facciamo scontrare i protoni, questi si rompono e da questo scontro escono milioni, decine, centinaia, migliaia di particelle e sono quelle che noi andiamo a studiare. Tra queste particelle noi siamo andati a cercarne una in particolare che era il bosone di Higgs. Questo, se volete, è il concetto dell'acceleratore di particelle. Allora la domanda è, benissimo, abbiamo fatto questa cosa, ma tu hai fatto scontrare due protoni, escono decine, centinaia, migliaia di particelle, ma come le misure, come le fai a vedere? Bene, abbiamo delle giganteschi esperimenti, come ad esempio gli esperimenti ATLAS e CMS, che si trovano nei punti di collisione dei protoni e che di fatto sono delle gigantesche macchine fotografiche di altissima tecnologia, velocissime, basate su tecnologie elettroniche e di sensoristica ultra avanzate, che ci permettono in qualche modo di ricostruire come è avvenuta questa collisione e offline, dopo un'analisi dati molto complicata, di ricostruire un'immagine di quello che è successo, di quali sono le particelle che sono uscite attraverso queste gigantesche macchine fotografiche molto sofisticate. Stiamo parlando di esperimenti che sono alti, lunghi 50 metri, alte 25 metri e pesano 7.000 tonnellate o anche di più, che hanno una quantità di ferro al loro interno che è più grande della quantità di ferro della Torre Eiffel, come ad esempio l'esperimento CMS. Quindi potete immaginare la complicazione tecnologica,
Tutti questi esperimenti usano tecnologie di frontiera che vengono sviluppate dai fisici, dagli ingegneri e costruite dai nostri tecnici in questo posto. Quindi è un'impresa di frontiera, sia per quanto riguarda l'acceleratore, che vi ho spiegato essere una delle macchine più complicate, più complesse e più performanti che siano mai state costruite, ma anche in questi esperimenti che servono a misurare quello che esce da queste collisioni. Ovviamente, qual è il trucco? Il trucco è costruire un acceleratore che riesce a mettere in campo la maggiore energia possibile. Più è grande l'energia della collisione, più andiamo indietro nel tempo, vicino al Big Bang, più possiamo produrre delle particelle con massa più grande. Quindi cerchiamo sempre di alzare l'energia, di migliorare l'energia con cui si fanno queste collisioni per poter produrre particelle pesanti e andare indietro nel tempo. Questo ci ha permesso al CERN, all'LHC, di produrre il bosone di Higgs, che era una particella che con gli acceleratori precedenti non era possibile rivelare, che è stato ovviamente un grande successo. Il trucco è sempre l'equazione di Einstein, E uguale mc quadro, più l'energia è grande, più è grande la massa che io posso produrre, che poi posso studiare con queste fotografie. Io suggerirei di interrompersi momentaneamente, andare a vedere le stelle un attimo fuori, si sono sempre fermi, si è cambiato qualcosa, e rivederci per una seconda puntata di questa conversazione dove altre meraviglie ci attenderanno. Preparo altre canzoni. Molto volentieri. Ginella ci nasconderà in un'altra dimensione e quando ti risveglierai saprai tutte le mie canzoni. Bosone e via dicendo. È il bosone di Higgs.